Arrestati nella notte per l'omicidio di Ilenia Fabbri, l'ex marito Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, noto pregiudicato residente a Reggio Emilia. Secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, Nanni ha ingaggiato Barbieri per uccidere l'ex compagna. È Barbieri l'uomo che si è introdotto in casa di Ilenia all'alba del 6 febbraio, l'ha aggredita e poi uccisa con un profondo taglio alla gola. L'uomo corrisponde all'identikit. La ricostruzione da parte degli investigatori della squadra mobile della polizia è basata su diversi elementi. Barbieri e Nanni si conoscevano da tempo, i due condividono infatti una passione per le moto. Man mano che venivano analizzati i dati, le indagini si indirizzavano verso questa persona, quindi tutto combaciava, perché a un certo punto i dati telematici, i dati delle celle sono andati a combaciare con quelle delle immagini, delle varie riprese, delle camere, quindi emergeva sempre questa figura. L'auto di Barbieri è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della città nella zona di via Corbara il giorno dell'omicidio, in un orario compatibile con l'intrusione in casa di Ilenia. La sua macchina, quella mattina del 6 febbraio, in un orario compatibile con l'omicidio della povera Ilenia Fabbri, è nel quartiere dove è avvenuto l'omicidio. È stato rilevato da lettori target ed è stato rilevato da diverse telecamere di abitazioni private. Alle 5 e un quarto inizia il suo percorso in un modo un po' anche rocambolesco attorno alle vie del quartiere, da prima in macchina e poi verosimilmente anche appiedato la famosa persona che vediamo vestita di scuro, vediamo da una telecamera che è in stato di evidente attesa nel appunto aspettare il segnale di via libera per portare a termine l'azione omicidiaria. Il 19 gennaio Nanni era a casa di Barbieri, stando alle celle telefoniche. Il giorno successivo l'auto di Barbieri è stata segnalata sempre dalle telecamere installate in città, probabilmente per un sopralluogo. Il 29 gennaio, infine, Barbieri è tornato a Faenza e la videosorveglianza del distributore di benzina accanto all'officina di Nanni ha immortalato l'incontro fra i due uomini. Secondo gli inquirenti, non dovrebbe essere elevata la somma pagata da Claudio Nanni a Barbieri, che in passato era già stato segnalato per un'aggressione ad una persona con disabilità. Questa è la ricostruzione che ha portato all'arresto di Nanni, avvenuto alla presenza della figlia Arianna e di Barbieri. Il piano criminoso sarebbe stato escogitato a partire dalla fine dell'estate 2020. Durante l'incontro con la stampa, il sostituto procuratore Angela Scorza ha elencato le motivazioni che hanno spinto le indagini verso Nanni, ribadendo che l'uomo era l'unico che potesse avere un movente per uccidere Ilenia. Chi è entrato in quella casa che Ilenia non conosceva, la sua prima parola, ricordiamoci, testimoniata da Arianna Massioni, è stato chi sei, cosa vuoi, però non lo conosceva, quindi era estraneo alla casa, ma era uno che conosceva molto bene quella casa, tant'è che entra e si porta immediatamente al secondo piano dentro la camera da letto della donna. L'organizzazione di Nanni, il famoso viaggio a Dornago con la figlia, tutto organizzato e pianificato da Nanni sia per quanto riguarda il giorno sia per quanto riguarda l'ora della partenza, che stranamente viene a coincidere con l'ingresso del sicario all'interno dell'abitazione. Questo ha attirato molto la nostra attenzione, non poteva essere una coincidenza. Le minacce reiterate alla moglie dal 2018, sia dirette che indirette, fino ad arrivare a chiedere ad un'amica se conosceva qualcuno per poter fare del male, che fosse disponibile a fare del male alla moglie. E infine il movente. Il movente è chiaramente un movente non passionale, non ha niente a che vedere con la gelosia, con le patologie d'amore, diciamo così, ma è un movente freddo, razionale, economico. Nanni aveva già, tra virgolette, perso la casa, che in termini di separazione era stata assegnata alla moglie, e adesso non voleva riconoscere alla moglie quanto le spettava di diritto per avere lavorato almeno 10 anni nella sua officina. Quindi solo Nanni poteva avere interesse ad eliminare la moglie.